sono contenuti tutti all'interno di questa scatola in cartone. Allora, posto che il video in sé possa non essere particolarmente interessante, questi però sono i classici video che a me personalmente mi stendono, mi fanno proprio addormentare. Voilà. Sì, lo so, sono tantissimi. Non faccio una cernita da anni. E infatti, quelli posizionati sopra sono abbastanza nuovi, ma quelli sotto, ragazzi, non oso immaginare cosa troveremo. Smalto bellissimo della linea Gel Expert di Astra. Questi sono smalti nuovi. Ho questo, in questo viola blu, poi ho questo che è un rouge noir, poi ho questo color rosa. Rosa tenue, quasi latte, bellissimo. Questi li salviamo tutti, perché sono abbastanza nuovi. Anzi, direi proprio nuovi. Poi ho qui un paio di smalti di Avon. Questo qui è della Avon Mark. Questo è di Avon True. Questi li salvo. Perché oltre ad essere dei bellissimi colori sono proprio nuovi. Poi mi cade l'occhio su questo smalto senza nome, che non so se riuscite a vedere, ma è praticamente ingiallito, è completamente andato, quindi questo via, lo buttiamo. Poi ci sono questi due di Essence, un fucsia e un rosso. Questi erano contenuti scatola della sobrietà che mi regalò la mia amica per il mio compleanno. E li tengo anche se non sono colori che amo sinceramente, ma sono nuovi. Poi ho qui questo smalto verde militare della marca Lily, mai sentita, sarà una cinesata questo. Lo vedo molto liquido, sinceramente preferisco buttarlo. Qui acquisto sbagliato, perché è un color rosa, ma è un rosa salmoncino che sinceramente non mi piace proprio come mi sta. Quindi questo provo a regalarlo a qualcuno, a qualche amica, o vediamo se piace a mia madre. Lo mettiamo da questa parte. O meglio, questo è un top coat di Avon della Mark e
Base e Top Coat di Kiko, anche questi nuovissimi, quindi assolutamente li tengo, eh. Poi smalto della marca Chammar, un viola grigio ma completamente andato, vedete? Assolutamente lo buttiamo. Ho qui il bellissimo smalto di Pupa che vi ho fatto vedere nel mio ultimo video dei preferiti del mese e lo tengo. Ancora un bellissimo smalto dell'Avonmark, guardate che bellissimo colore questo, stupendo, certo che lo tengo assolutamente. Poi ho questi due smalti che ho comprato a ben 50 centesimi ultimamente in un negozio di cinesi, dovrebbero essere matte, in realtà non lo sono. Comunque, essendo nuovi, per il momento li tengo, magari li butterò tra qualche mese perché secondo me non dureranno molto. Ho qui questo smalto di It Style in questo color lilla, che però è andato visibilmente, quindi mi dispiace ma ti devo buttare. Qua iniziamo ad addentrarci nella zona reperti. Sempre del kit smalti sobri, regalo della mia amica, un bellissimo bordeaux e lo tengo, di Essence. Di Essence finito, il poco che è rimasto è praticamente colla, quindi lo buttiamo. E questo qui sono molto indecisa, vediamo. Questo è uno smalto di New York Colors, mi piacciono molto questi smalti, è un color panna spento. Boh, per il momento lo tengo, anche lui presto ci lascerà, penso. Allora, questo qui è della Alverde ed è uno scrub per le cuticole, però sinceramente vedo che la consistenza lascia un po' a desiderare, sinceramente ha un po' di anni, quindi lo butto. Mi era stato regalato da un mio amico tedesco. Poi qui c'è veramente da sbizzarrirsi, perché abbiamo, li prendo due alla volta, smalto Astra rosino e smalto Essence color arancio molto tenue, andati. Assolutamente andati. Non voglio tenere nulla che non utilizzo effettivamente. Questo invece è di New York Colors ed è uno smalto che adoro, ancora in buone condizioni, il numero 600 Brooklyn Vogue, lo tengo. E rimanendo in tema verdi smeraldo, ho anche questi due. Questo è di una marca cinese, Jeffrey, penso sia cinese, ah no, è Made in Italy. Questo è di Kiko ed è un color ottanio, diciamo. Questi li tengo perché, come vedete, sono ancora in ottime condizioni. Direi che ci lasciano questi due.
Questo è di Yes Love, un bellissimo blu elettrico. Questo è un verde militare di Kiko, come vedete. Le due fasi si sono completamente separate. Questo invece è diventato proprio duro. Quindi, via quello di Kiko. Voglio salvare questo bellissimo marrone molto particolare di Astra che non ho acquistato da tanto, e lo voglio utilizzare. È un po' liquidino, ma credo che sia ancora utilizzabile. Poi ho un color latte di Bottega Verde. Oddio, non lo so, vediamo. Sembra ancora in buone condizioni. Però ha un odore. No, lo do via. Lo do via. Velocizziamo. Allora, buttiamo questo di Laila, questo di Arianna. Prendo quelli che proprio visivamente vedo già molto danneggiati. Questo di Coast. Questo ancora di Arianna. Ovviamente tengo questo bellissimo smalto di Kiko della linea Soul Free che ho preso di recente ed è bellissimo davvero. Poi ancora voglio buttare questo qui di Essence. Vedete quando la trama, quando il liquido è tutto così separato, vuol dire che lo smalto è andato. Idem con patate, questo rosa di It's Style. Idem, questo che mi piaceva tantissimo di Essence. Idem, ma perché ho tutti questi smalti rosa? Che io il rosa neanche lo utilizzo. Questo rosa baby di Coast, via. Tengo assolutamente. Questo di Rimmel, questo di New York Colors, questo di Deborah, questo di Yamamay. Sempre di Arianna, lo tengo. Poi vado a buttare sicuramente questo arancio sparaflesciato di Bella Oggi perché è un po' vecchio. Sì, direi che è proprio vecchio. Mi sembra che sia il caso di buttare anche questo vecchissimo di Essence, un bel turchese verde, ma veramente. Devo, ahimè, buttare anche la Nail Nurse di Rimmel, un rinforzante perché è terminato e il poco che è rimasto è praticamente gelatina. Poi vediamo un po'. Ho questi smalti di Kiko che sono questo da buttare sicuramente. Questo lo posso anche tenere. Salvo assolutamente questo che è di New York Colors e questo bellissimo marrone scuro scuro scuro.
Oddio, questo è proprio osceno, eh. Guardate. Mamma mia. Questo è osceno. Sì, ragazze, non aprivo questa scatola scavando in fondo da un sacco di tempo. Poi vedo qui altri smalti un po' improbabili. Questo grigio è integro, nonostante non sia un colore che amo, lo ripongo, mentre questo è proprio andato, di bella oggi. Via. Butto vecchiaggine acuta. Questo di Bottega Verde bianco. Questo, guardate che schifo, tutto oleoso. Questo piccolo smaltino inutile. Questo di Bella Oggi. E questo di Catrice. Perché si sono proprio separate le due fasi, quindi fanno schifo semplicemente. No, butto questo di Astra perché vedo che cioè si è separata la fase, è giallino, non mi piace. Buttiamo sicuramente questo di Eva Garden. Questo bellissimo, ma è andato di Bottega Verde. Butto questo di Lisa. Butto questo qui, effetto crack di Debbie, che non mi piace, quindi è inutile tenerlo. Di Kiko, bellissimo blu elettrico. Butto questo verde acido di non so quale marca, veramente. E anche questo, cioè, ha 20 anni questo. Ma come ho fatto a tenere tutta sta roba? Butto questo di una marca Scrausa. Oddio, questo lo butto anche se non è proprio andato di Deborah, ma non mi piace questo colore, non lo uso. Butto anche questo nero perché ne ho altri più nuovi e sicuramente meno andati di questo, e qua penso che butterò proprio tutto. Allora, questo lo butto. Questo provo a tenerlo, anche se è un po' vecchio, ma mi sembra che sia in buone condizioni. È di Astra. Laila, scusate. Butto questo di Mavala perché
bugia. Tengo questo nero di Arianna perché è quasi integro del tutto. E tengo anche questo smalto molto particolare di It Style. Tengo anche questo di Coast, bellissimo. È ancora integro. Questo è un po' al limite, ma vedo che sia un po' salvabile, è di Kiko. Questo è ancora in ottime condizioni, è di Kiko. Quindi lo tengo. Anche questi si possono conservare. Anzi no, questo di Deborah lo butto perché si è un po' separato e ingiallito. Questo invece è di Kiko. Anche questi glitter inutili. Butto anche questi altri glitter altrettanto inutili. Questo lo amavo di Essence, ma è vecchissimo e lo butto, quindi tutti questi li butto. Questo di H&M lo butto. Questo di Kiko lo butto. È di una linea Rock Top, non mi piace. Questo è andato. Questo idem. Questo è abbastanza morto e sepolto. E questo è brutto e non lo uso. Quindi ciao. Non avete idea di quanti smalti stia buttando? Sono. Ne ho buttati almeno 3 quinti. Tengo questi due, questo top coat di Kiko, questo smalto un po' particolare e questo di Debbie che è ancora in buone condizioni. Questo è uno scrub per le cuticole vecchissimo. Qui ci sono dei bastoncini che vado a buttare e un dischetto usato. E qui c'è una aggeggino per rimuovere le cuticole che avevo perso, quindi è viva, l'ho ritrovato. E poi ho degli sticker di Halloween che magari utilizzerò prossimamente, molto carini, guardate. E niente ragazzi, adesso cambio inquadratura e vi faccio vedere la situazione finale. Gli smalti che tengo sono solo questi. Cioè, vi ricordate la situazione a inizio video? Penso di averne buttati almeno 4 quinti e sono molto soddisfatta. Grazie per essere